Col nuovo progetto anche i nidi. Quindi questo è l'approvazione appunto del soggetto, un nuovo soggetto unico di gestione dei servizi sociali e sociosanitari pubblici. Ok, stavo pensando. Interventi? Dimenticavo di dire, ecco, dimenticavo di dire che l'accordo viene fatto tra l'Unione, il Comune di Montese e l'ASL. Il Comune di Montese ha approvato ieri sera la stessa delibera, quindi insomma, concludiamo il percorso. Se non ci sono interventi, passerei alla votazione del punto numero 5. Approvazione schema accordo di. Ah, vediamo se rientrano due consiglieri assenti. Una qua. Senza. Approvazione schema accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Tra l'Unione Terre di Castelli, il Comune di Montese e l'ASL di Modena per l'adozione del programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e sociosanitari del distretto di Vignola. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Stessa votazione. Ringrazio la dottoressa Giovanardi che è stata qui fino ad ora. Grazie. Punto numero 6. Variazione numero 1 al bilancio di previsione 2018-2020. Lascio la parola all'assessore al bilancio Fabio Franceschini. Sì, grazie Presidente. Si tratta della prima variazione al bilancio di previsione 2018. Si fonda su tre principali argomenti. La prima questione riguarda il melograno. Ne abbiamo trattato adesso, e quindi la seconda questione riguarda il conferimento delle funzioni relative all'inserimento lavorativo, e anche questo è un tema che abbiamo, il SIL, abbiamo appena trattato, e poi c'è la questione dei vigili urbani che abbiamo recentemente, stasera, deliberato. Quindi nel complesso le variazioni che ci troviamo ad approvare riguardano tutte la parte corrente, sono nel complesso 6 punti che così si muovono. Allora, abbiamo per il passaggio del melograno, che sapete che è collocato a Montese, dall'Unione Terre di Castelli all'azienda pubblica Giorgio Gasparini, quindi all'ASP. E si rileva per questa cosa un decremento complessivo di entrate di 729 mila euro, delle spese di euro 729 mila, abbiamo detto, sì, allora 729 mila delle entrate, di euro 640 mila delle spese per l'anno 2018, tenuto conto anche del riconoscimento in favore del Comune di Montese di 53 mila euro e 500, che sono una somma che abbiamo dovuto riconoscere, che il Presidente ha ritenuto di dovergli riconoscere, ovviamente in appoggio e condiviso con la Giunta, ha dovuto riconoscere per la questione delle utenze, al fine di definire la questione che diversamente si sarebbe protratta e prolungata, forse con altra e diversa sorte. Quindi il secondo punto è il conferimento delle funzioni relative all'inserimento lavorativo, quindi quello che riguardava il SIL, che riguarda il SIL. E attualmente viene gestito, come sapete, dall'azienda pubblica, dalla nostra ASP, e passa all'Unione Terre di Castelli con un incremento in parte, sia in parte in entrata che in parte spesa di bilancio, che ammonta complessivamente a 67.824 euro nell'anno 2018, 90.300 sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020.
Poi abbiamo la questione del, come dicevo, del corpo unico con l'entrata di Savignano, la nuova convenzione che prevede l'ingresso appunto nel corpo unico della Polizia Municipale del Comune di Savignano, che comporta un incremento complessivo del bilancio sia di entrate che di spese pari a 553.115 euro per il 2018, ripeto sia entrate che spese, e 737.620 per l'anno 2019 e per l'anno 2020. Poi abbiamo il terzo punto che riguarda a valere sull'annualità 2018, che è l'adeguamento dei capitoli della gestione dei rifiuti, il PEF 2018, approvato dal Consiglio di Ambito di Ater SIR alla fine di febbraio, il 19 febbraio del 2018, che comporta un incremento di 310.500 euro, tra l'altro di cui 250.000 solo per Vignola, lo segnalo perché è una cifra piuttosto rilevante, ma è evidentemente legata a scelte di Vignola, perché sapete che in questo caso diciamo che il compito dell'Unione è quello di fare da passacarte in sostanza. Quindi poi abbiamo un'altra, sempre a valere sull'anno 2018, abbiamo il trasferimento dalla Regione di un contributo di 176.000 euro destinato al finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali del territorio montano, titolato contributi regionali per investimenti, agricoltura e tutela del territorio, ex comunità montana. E poi abbiamo il punto 5, sempre a valere sul 2018 e sul 2019, modifica del cronoprogramma dell'utilizzo del trasferimento statale, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, per il programma operativo nazionale PON. E comporta per il 2018 25.000 euro e per il 2019, che incrementa il capitolo 610 trasferimenti statali, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Servizi Sociali, contestualmente ai capitoli di spesa correlativo. E ultimo punto, il punto sesto, abbiamo una questione che riguarda 10.000 euro, sempre a valere sull'anno 2018, abbiamo l'applicazione di parte dell'avanzo vincolato per fondo sociale locale e per euro appunto 10.000 al fine di integrare il capitolo relativo al nostro emporio solidale. Questo è nel dettaglio, anche nel dettaglio, la variazione, la prima variazione del bilancio di previsione 2018 e sulla quale si chiede il vostro voto. Grazie. Interventi? Se non ci sono interventi, passerei alla votazione del punto numero 6. Variazione numero 1 al bilancio di previsione 2018-2020. Favorevoli? Contrari, astenuti, unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli, stessa votazione, unanimità. Abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno, buona serata a tutti. Grazie.